Hai una casa e la vuoi affittare, cerchi naturalmente di ottenere la tassazione migliore. L'opzione sicuramente più favorevole è quella di affittare con un contratto a canone concordato, abitativo, normalmente con una durata di 3 anni più 2, ma esistono anche contratti transitori e per studenti universitari. E applicando la cedolare secca, sconti una tassa fissa e separata del 10%, evitando quindi le aliquote IRPEF. Ma oggi parliamo di tassazione IMU e di come ottenere l'opzione più favorevole con la residenza dell'inquilino. Quindi mi focalizzerò su come ottenere la residenza per avere un'agevolazione ulteriore. Per avere l'IMU agevolato, come ti ho detto, il contratto deve essere a canone concordato, quindi non a canone libero, ma calcolato secondo dei precisi parametri stabiliti comune per comune, nelle grandi città come ad esempio Genova. Con questi contratti l'IMU viene ridotta immediatamente del 25%. I contratti, ti ripeto, sono di tre tipi: contratto abitativo 3 anni più 2, contratto transitorio e contratto per studenti universitari. Soltanto per il primo caso, che è quello con il contratto abitativo 3 anni più 2, anche se può essere di una durata più lunga, l'aliquota, che è dell'1,06%, può essere ridotta allo 0,78%. Sto facendo il caso del comune di Genova, nel caso in cui l'inquilino abbia messo, come normalmente dovrebbe essere, la residenza nell'appartamento. Ma è proprio questo che oggi ti voglio spiegare: come fare ad ottenere la residenza nell'appartamento. L'inquilino che ha preso l'appartamento in affitto si deve recare all'ufficio anagrafico comunale. Ma quali documenti deve portare? Deve portare due cose. La prima cosa è il modulo compilato dal proprietario che dichiara di avergli affittato l'appartamento, dove devono essere inseriti i dati catastali dell'appartamento e gli estremi della registrazione del contratto fatta all'Agenzia delle Entrate, al quale deve allegare una fotocopia del documento d'identità del proprietario. Non deve portare con sé una copia del contratto di affitto, questo il comune non lo richiede. La seconda domanda è: quando può chiedere la residenza? La può chiedere dal momento in cui ha firmato il contratto, ha il modulo compilato, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate, si può recare immediatamente all'anagrafe e chiedere la residenza fin da quel momento, anche se il contratto di locazione è stipulato per una data d'inizio successiva alla data di stipula. Mi spiego meglio: oggi, 10 giugno, stipuliamo il contratto con il proprietario, che decorre dal 1° di luglio. Già da oggi può andare a chiedere il cambio di residenza nell'appartamento. Da quando decorre la residenza? Precisamente dal momento in cui l'hai richiesta, oggi quindi, 10 giugno. Da quel momento partono 40 giorni entro il quale il comune, tramite un ispettore, può fare la verifica e vedere se realmente abiti nell'appartamento. Viene, controlla il citofono, controlla la cassetta postale, controlla il campanello, sempre che non ti abbia effettivamente trovato in casa, naturalmente. Può anche chiedere ai vicini. Tieni presente che se non corrisponde una reale abitazione, la residenza ti viene revocata. Ad esempio, se viene e vede un cantiere aperto, è palese che non ci abiti. Quindi la residenza ti viene revocata e ti verrà concessa nel momento in cui effettivamente abiti nell'appartamento. Ma l'argomento è l'IMU ridotta dall'1,06 allo 0,78 per il proprietario. Da quando si può applicare quest'IMU agevolata? Si può applicare naturalmente dal momento in cui la residenza è cominciata. Quindi il proprietario è opportuno che richieda una copia della certificazione della concessione della residenza all'inquilino, in modo tale che possa applicare l'IMU agevolata senza contestazioni da parte del comune. Ma che cosa succede se successivamente l'inquilino dovesse levare la residenza? Succede che probabilmente il proprietario, in buona fede, continua a pagare inconsapevolmente l'IMU agevolata e il comune, facendo dei controlli incrociati, rendendosi conto che la residenza è stata rimossa da quell'appartamento, richiede al proprietario che cosa? Primo, l'IMU piena all'1,06%. Secondo, gli interessi di mora. Terzo, delle sanzioni. Spesso l'inquilino, inconsapevolmente, in buona fede, non comunica al proprietario, non sapendo che gli viene meno questa agevolazione. Sarebbe opportuno che l'inquilino invece sia a conoscenza di questo e informi il proprietario.
Ti rispondo prima che me lo chiedi. Un contratto abitativo senza la residenza dell'inquilino è assolutamente valido e legalmente efficace, nonostante tutti credano che sia un elemento essenziale. Assolutamente no. E tieni presente che alcune associazioni a tutela dei proprietari inseriscono nei contratti tipo una clausola che prevede la possibilità da parte del proprietario di chiedere il risarcimento dei maggiori oneri fiscali sostenuti nel caso in cui l'inquilino levi la residenza da questo appartamento. Lo possiamo anche scrivere, ma è un articolo inderogabile, anzi inapplicabile, quindi se l'inquilino si mette di traverso può pretendere di non dover risarcire alcunché al proprietario. Sappilo, contratto regolare nonostante la residenza venga rimossa dall'appartamento. Questo è soltanto un piccolo spaccato di tutte le complessità che i contratti di locazione comportano. Oggi probabilmente hai imparato a fare questa cosa per conto tuo. Se invece ritieni di avere ancora alcune perplessità in merito, ricordati che noi in Acropoli Immobiliare di contratti di affitto ne gestiamo tanti e mettiamo al sicuro proprietari ed inquilini per non incorrere in qualsiasi tipo di problema, compreso quelli fiscali. Contattaci. Trovi i nostri recapiti subito qui di seguito.